Se la vogliamo prendere sta palla, che dite? Hanno a disposizione il calcio d'angolo, devono sfruttarlo se vogliono il pari. Io non capisco perché mi toglie, io non capisco. Se la vogliamo prendere sta palla, che dite? Hanno a disposizione il calcio d'angolo, devono sfruttarlo se vogliono il pari. L'attacco, non sanno manco come si crea. Guardate che scempio. Non sanno proprio come si crea un'azione. Finalmente è finita la partita. Abbiamo vinto grazie al mio gol. Altrimenti qua ci potevamo andare a buttare da qualche ponte. Perché veramente... Cagliari-Palermo. Questa la dobbiamo vincere per forza. Arriva il momento del cambio. Efficace il giro palla del Cagliari. Procede a fatica. Tutino. Elia. Almeno me l'ha passata. C'è spazio sulla fascia. Ci provo. Rete. 1-0. Ci volevo per forza io per segnare. Questa è la dimostrazione che io devo essere titolare. Non puoi fare queste minchiate qua. Vediamo se riesco a superarli tutti. Inizio. Mi inserisco in mezzo a tutti. Tiro. Me l'ha parata. Vediamo se mi pari anche questa. No. Sono andato vicino però. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la colina in bocca. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfitta. Per l'arbitro è calcio di rigore, non ci sono dubbi. Ma io non riesco a capire queste cose che succedono di punto in bianco. Falli di mano incredibile, io non lo so. Da non fallire, può io non lo so. Pari. Io non lo so. Perfetto. Ma è una cosa assurda questa cosa. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Andiamo a fare il 2-1 per favore. Siamo prima che finisce sto cazzo di tempo. Elie, la Padula. Guadagnano metri. La Padula alza la parabola per far prendere la difesa. L'ha parata per Dio. Deviazione incredibile. Evita guai. Sono tutti qua, non posso fare niente da solo io. Vai tu. Per la ripartenza. Si aprono spazi, attenzione. Si prova da molto lontano. Difficile. Toni. Ancora può andare in porta qui. Ma perché non ha tirato? Perché? Occhio alla conclusione. Sì. E il pallone finisce in rete. Pazzesca. Meno male. Poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. All'87esimo. Non ci credo. 2-1. Prova il tiro. Niente da fare. Mi deviano tutti i tiri, mi deviano. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. Toni. Pure questo mi ha deviato, pure questo. Un'ottima rete di passaggi. Non riesco a quello proprio, quando... meglio che non lo commentiamo. Abbiamo basta vinto con tanta fatica, 1-2. Degli ospiti. Siamo al 56esimo, di nuovo siamo sostituti, Palermo-Cittadella. Operano la sostituzione. Risultato di perfetta parità, questo cambio potrebbe rivelarsi un fattore importante per cercare di modificare gli equilibri in loro favore. Sala. Stulaz. Contrasto pulito, aspetta che arriva avversario. Salva tutto. Perché? Qui. Perché hai fatto queste cose? Perché? Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Gol! 1-0. Non ha sbagliato.
Va bene, dai, 1-0 così ci sta. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il gioco. Stiamo rischiando, stiamo rischiando contro il Cittadella, parliamone. Gli allenatori, palla in mezzo. Questi passaggi lunghi però non riusciamo a fare niente così. Attenzione, attenzione! Non difficile quello del portiere. Madonna! C'è un cambio. Tutta da sola! Forse ci riesco perché salto tutti! Di velocità! C'è solo il tiro! 2-0! Dalla difesa! Tutto da solo! Sì, vai così! Guadagna metri! Tira! No! Poteva essere un bellissimo assist. Occhio al corner. Prova a spazzarla via. Attenzione. Ancora è nostra la palla, eh. Ancora non è finita l'azione. Matteiu. Ci provo! Che gol! Supera tutti questa palla. 3-0. Hanno aumentato il vantaggio. Attenzione al Cittadella che ci prova. Devono fare per forza il gol, devono fare. Siamo 3-1 e magari non finirà così. L'azione è nostra, è mia. Pallone che è uscito, che cazzo fa? Porca puttana, si è messa davanti come un cazzo di pirupiru coglione qua, vabbè. Ci devo solo provare. Avanti, un tiro scandaloso. Non era posizionato bene col corpo e questo gli ha impedito di dare il giro desiderato alla palla. Attenzione, lo salto. Ci provo sotto all'ancolino. 4-1. È finita completamente la partita adesso. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato. Salva tutto qui. Palermo-Bari. Questa è un'altra partita importantissima. Per provare a vincere il titolo, ma arrivato a questo punto il titolo la vedo dura. Perché il Parma se non perde quelle partite è impossibile andarlo a recuperare. Si gioca sotto. La gioca lunga a scavalcare la difesa. Io sono qua. Posso anche provare il tiro, la parata.